Allora, buon pomeriggio a tutti. Oggi agli altri stati generali parliamo di lavoro e lo facciamo con due esperte del settore a cui do il benvenuto, che sono Marta Fana, che ha un dottorato di ricerca in economia a senso di Parigi ed è autrice del più presente Basta salari da fame, edito dalla Terza, e Claudia Candeloro, avvocatessa del lavoro di Bologna. E inizierei la discussione di oggi pomeriggio partendo da un'immagine, se riusciamo a mostrarla, che è la copertina di un settimanale olandese che appunto rappresenta, secondo il tipico stereotipo di paesi europei, audio, mi sentite? Sì. Ok. Quindi dicevamo, i paesi europei mediterranei come nulla facenti, che sopravvivono alle spalle dei lavoratori dei paesi del nord con lo spirito dell'etica protestante che sorregge l'Europa. Quindi inizierei chiedendo a Marta Fana, ma è vero che i lavoratori italiani lavorano poco? Vabbè, innanzitutto, buon pomeriggio e grazie alle diverse associazioni che davvero in un lampo sono riuscite a organizzare questa serie di dibattiti. Saluto anche Claudia. E, sì, vado sulla tua domanda. In realtà, appunto, di copertine, come dire, retoriche, stereotipate, ne vediamo tutti i giorni. Allora, io risponderei con una domanda. Cioè, ma chi è che fa e decide gli orari di lavoro? Chi è che propone i contratti di lavoro, appunto, ai lavoratori e alle lavoratrici? E quindi chi è no, che propone i contratti part-time, che poi sono dei part-time involontari? Sappiamo che in Italia abbiamo il doppio della media europea di part-time involontario, cioè il 67% contro il 37%, che è appunto quasi il doppio, ed è come dire una funzione, no? Cioè i part-time involontari sono esplosi da dopo la crisi del 2008. In realtà, se andiamo a vedere però i dati aggregati, questa sottoccupazione strutturale che c'è sempre stata nella storia del mondo del lavoro in Italia ci c'è anche un'altra cosa, che in Italia abbiamo da un lato questa sottoccupazione, quindi di fatto masse tenute a fare esercito industriale di riserva, dall'altro c'è gente ipersfruttata anche in termini di orario di lavoro, non a caso sulla media europea gli italiani non sono minimamente quelli che lavorano di meno, anzi rispetto ad alcuni paesi europei, soprattutto del nord Europa, ma anche della Francia, lavoriamo mediamente di più in termini di ore e giornate. Nell'anno solare o fiscale, a seconda di come lo vogliamo considerare. Però appunto è importante capire questa cosa, cioè non sono i lavoratori che scelgono di lavorare poco. Uno, abbiamo la domanda di lavoro più bassa d'Europa. Due, la domanda di lavoro e quindi appunto come le imprese di fatto giocano sugli orari di lavoro per aggiustare i loro cicli di domanda e quindi per governare le crisi, vediamo sia dal 2008 ma anche precedentemente, quello è un fattore d'aggiustamento. Come dire, a potere unilaterale, cioè i lavoratori non decidono, altrimenti deciderebbero appunto in quel 67% di casi di lavorare full time e non part time, così come vorrebbero. Però su questo, forse dal punto di vista dei lavoratori, la questione è perché una persona vuole lavorare di più, che poi appunto non è fare proprio la bella vita, ma significa comunque fatica, sfruttamento, significano meno tempi di vita, meno tempo libero, è perché in Italia molti più lavoratori sono poveri. E di conseguenza, appunto, cercare il secondo e il terzo lavoro a seconda di come uno si riesce a organizzare poi la giornata e quindi data anche l'organizzazione del lavoro, non è assolutamente, diciamo, possibile. Il problema è che rispetto anche a tanti altri paesi europei, è vero che in Italia, come dire, se non lavori, quindi se scegli di non accettare quel poco di lavoro, quei lavori saltuari che ti offrono, di fatto rimani a casa senza nessun tipo di reddito, specie se esci, diciamo, ed entri dal mercato del lavoro con contratti o precari, o addirittura l'altro giorno è uscito il rapporto annuale del Ministero del Lavoro e nel 2019 ci sono stati circa 384.000 tirocini attivati, di cui soltanto una, diciamo, bassissima minoranza si sono effettivamente trasformati in contratti di lavoro e in ogni caso la maggioranza, credo sopra il 60% fosse dei tirocini, non durano più di 3 mesi. Questo significa che appunto la domanda di lavoro in termini di ore lavorate è, diciamo, una variabile dietro il no? Sotto il potere delle aziende. Un dato forse che possiamo dire è che invece proprio a causa della scarsa domanda di lavoro da parte delle aziende, se andiamo a guardare
il monte ore lavorato tra il 2008 ed oggi, a noi ancora mancano più di 1 miliardo di ore lavorate rispetto al pre-crisi della grande recessione. Tuttavia non è vero che non lavoriamo, anzi. Chiederei allora a Claudia Candeloro, dal momento che lei ha avuto una partecipazione politica attiva alle scorse elezioni a fianco di Potere al Popolo, com'è possibile che questo pregiudizio si sia costruito se non ha basi, come ci ha spiegato Marta, economiche? Forse è una parte, sono degli interessi di parte ad alimentare questa ideologia e a voler dividere il movimento dei lavoratori a livello internazionale, cercando sempre un nemico esterno al disagio interno delle nazioni. Allora, innanzitutto anch'io vi ringrazio molto per questo invito e per la velocità e la premura dell'organizzazione, insomma, che in questo momento, mentre abbiamo un nostro governo, una nostra classe dirigente, in qualche modo si sta riunendo per discutere di proposte assolutamente filopadronali e assolutamente contrarie a quelle che sono gli interessi di lavoratori e lavoratrici, nel nostro piccolo, per quello che possiamo chiaramente, cioè, vale sempre la pena, ed è quello che secondo me in qualche cosa manca anche diciamo, nel nostro paese, creare un punto di vista alternativo. Quindi più moltiplichiamo questi momenti, più cerchiamo anche A, di elaborare innanzitutto delle proposte, B, di in qualche modo esporle e di far presente che esiste un altro punto di vista, perché il problema è anche proprio questo, che un altro punto di vista molte volte sembra del tutto non esistere, chiaramente è sempre un, cioè, un punto a favore, è un piccolo pezzo che possiamo in qualche modo costruire. Detto questo, diciamo, la tua domanda non è proprio facilissima: perché si è creato questo tipo di, diciamo, di visione, questo tipo di credenza, questo tipo di rappresentazione? La risposta non è neanche facile, anche perché secondo me implica molto diciamo, lo studio, l'analisi di quello che succede poi in un altro paese. Immagino, ora io non sono olandese né parlo l'olandese chiaramente, però immagino insomma che i meccanismi all'interno dell'Europa siano gli stessi in Olanda rispetto a quelli che sono in Italia. Chiaramente per chi in questo momento è classe dirigente dei singoli paesi, ma anche dell'Unione Europea, è molto più semplice in qualche modo accollare la colpa, come diceva giustamente Camilla, ad un nemico esterno, che a questo punto per i paesi del nord diciamo, è il nemico dell'Europa del sud in qualche modo, che vorrebbe nella vulgata, diciamo, prendere il sole mentre gli altri lavorano, però diciamo, non è molto differente da quello che accade poi in Italia quando si parla di lavoratori stranieri che, sempre di meno poi per la verità, che rubano il lavoro o che insomma abbassano i salari, perché poi purtroppo anche questa è stata una dei cavalli di battaglia, spesse volte sentiti anche purtroppo a sinistra, diciamo con delle spiegazioni molto fondate, però questa è stata un po' la questione. Più del perché, diciamo, perché mi sembra abbastanza evidente di cioè, perché in qualche modo questi tipi di credenze, questi tipi di pregiudizi, questi tipi di sensi comuni si diffondano all'interno della popolazione, la cosa che secondo me noi ci dovremmo chiedere è come, dal punto di vista anche politico, appunto, dal punto di vista forse anche più culturale che politico, come noi riusciamo a costruire un'egemonia culturale diversa. Come fare, secondo me, è la domanda che ci dovremmo porre ed è la domanda che ci potrebbe far svoltare in qualche modo nella vita, diciamo, politica, chiaramente. Secondo me il punto è questo qui: noi dovremmo un po' smettere di cercare quello che sono degli elementi chiaramente importantissimi, ma che in qualche modo dividono quella che è la nostra classe sociale di riferimento in varie categorie, tale per cui è più facile non riconoscersi che riconoscersi. Il punto del lavoro di cui oggi stiamo parlando è esattamente questo, questa forza universale, questa condizione universale che unifica il, non dico 99% della popolazione, ma sicuramente la stragrande maggioranza. Ed è esattamente la condizione che negli ultimi decenni, più che anni, è stata eliminata, totalmente eliminata dal discorso pubblico, politico e anche culturale, non solamente politico. Perché è esattamente nella condizione di lavoratore / di lavoratrice
che si riesce a costruire un'identificazione e quindi in qualche modo anche un legame che permette anche di, come posso dire, superare certi rapporti di forza. Ed è proprio nella condizione di lavoratore, nella condizione anche di potere che dà il lavoro allo stesso lavoratore, chiaramente non al lavoratore singolo, ma ai lavoratori collettivamente parlando, esattamente questo potere, questa forza universale che è stata totalmente cancellata. Io di lavoro faccio l'avvocata del lavoro, diciamo, tutti i giorni mi trovo, molto spesso anche in riunioni con più di un lavoratore, insomma, anche stamattina provengo da una di queste con un discreto numero di lavoratori, e la cosa che a me stupisce sempre, dice sempre veramente, non, ed è purtroppo molto comune, è l'inconsapevolezza di quelli che per i lavoratori sono i propri diritti e il proprio potere. Molto spesso in queste riunioni in cui magari loro mi raccontano quello che vivono sul lavoro, io dico, ma questa è una cosa, diciamo, sicuramente non sostenibile, che non ti possono fare, che non, diciamo, è contraria alla stessa legge, quindi addirittura è oltre. Molto spesso la reazione è innanzitutto di stupore, dire, ah, ma non è possibile che non sia possibile. Una reazione di inconsapevolezza di quello che stesso è il proprio potere, in qualche modo anche di ricatto nei confronti dell'altra parte. E chiaramente. Non ti sentiamo, Claudia? C'è un problema di connessione? È quella per cui. Okay. La questione è sempre quella per cui si pensa che se l'altra parte, che è più forte di me, più preparata di me, ha più soldi di me, fa una cosa, è sicuramente nel giusto, mentre io che sono piccolo, ricattabile e in qualche modo subordinato, devo solamente subire e sopportare. Secondo me il punto è esattamente questo, cioè cercare di in qualche modo riconsiderare, rinominare, ridire, riportare nel senso comune quello che è la forza e il potere dei lavoratori e delle lavoratrici, quello che è una forza collettiva che esiste e può esistere, e in qualche modo attraverso questi rapporti di forza, questi poteri, cercare anche in qualche modo di riuscire a cambiare. Perché quando, io lo vedo sinceramente un po' tutti i giorni, quando c'è poi anche quell'uno, quelle due, quelle tre, quelle quattro persone, in alcuni casi anche più numerose, che in qualche modo dicono no, conosco quelli che sono i miei diritti e io ti dico no, chiaramente l'altra parte, anche se noi la immaginiamo sempre forte, sempre al comando, si trova molto spesso in una grandissima difficoltà. Semplicemente continua a comandare perché sotto c'è chi glielo lascia fare, tra virgolette. E tu giustamente parlavi del bisogno di costruire un'egemonia culturale. E alla luce delle proteste che nelle ultime settimane sono scatenate a seguito dell'uccisione da parte della polizia di Minneapolis di George Floyd, diciamo che queste proteste immediatamente, da una motivazione puramente razziale, si sono espanse a macchia d'olio per abbracciare temi molto più ampi, come appunto la questione di genere, della schiavitù, della condizione di schiavitù in cui si trovano i lavoratori. E quindi vi volevo chiedere, secondo voi questa espansione della lotta, questa lotta dei lavoratori che si interseca con temi civili più che sociali, può rafforzare il movimento dei lavoratori e le loro richieste, oppure d'altra parte rischia un po' di annacquare quello che è davvero il punto? Cioè, non rischiamo di mettere forse troppa carne al fuoco, di perdere di vista l'obiettivo appunto di non avere dei salari da fame, oppure ci rafforziamo unendoci con realtà diverse? Vuole cominciare? Ah, Marta che... No, vabbè, secondo me, allora, ovviamente questa frattura tra... ci possiamo vedere tutte insieme, scusate, così, perché mi sembra sempre di parlare da sola. Sì, no, già ne parlo spesso e volentieri da sola. Ma allora, già di per sé la questione della separazione tra, come dire, no, le battaglie per i diritti civili e quelle sociali, anche qui, questo è un grande strumento retorico per dividere e far pensare che appunto le battaglie civili siano sempre separate da quelle sociali. Ora, noi sappiamo che appunto la questione razziale è una questione che vive dentro il capitalismo. Ovviamente,
come dire, pregressa al capitalismo in altre forme di dominio, sempre politico e economico, ma dentro il capitalismo vive. La stessa cosa, se vogliamo, la questione di genere. Ora, siamo noi che dobbiamo saper unire qual è l'emancipazione della donna da un punto di vista socialista, comunista, progressista, insomma, no? le 50 sfumature di moderazione che possono starci a sinistra, e quando invece ci interessa la questione di genere, tutta esclusivamente basata sull'estetica e sulla testimonianza. Questo è un punto, perché a me non me ne frega proprio niente di difendere né Chiara Ferragni né la figlia della Clinton, neanche tante, diciamo, quote rosa che sono imposte. Io mi devo porre il problema del perché troppe compagne e troppe lavoratrici non hanno il tempo per fare politica, per fare militanza e per, come dire, manifestare tutte le proprie capacità di essere classe dirigente, di essere quadro politico, di essere militanti e di fare organizzazione. Ora, da questo punto di vista, io ad oggi ho un dubbio che già adesso le proteste negli Stati Uniti abbiano creato la saldatura tra questione sociale, quindi la questione, se vogliamo, della continua segmentazione del mercato del lavoro dei negri, no, rispetto alla questione invece razziale sugli abusi della polizia. Cioè, non mi pare che ancora ci sia. Quello che però abbiamo visto in questi anni negli Stati Uniti è una grandissima ripresa del movimento operaio negli Stati Uniti, grazie, se vogliamo, come dire, alla grande cornice politica che è stata la campagna Sanders. Ovviamente questi movimenti, anche se vogliamo tutte le grandi idee che poi sono diventate il programma di Sanders, quindi stiamo anche attenti a come la politica ha saputo intercettare quelli che erano i bisogni e le rivendicazioni forti di pezzi di classe lavoratrice rimasta nell'oblio, usata appunto testimonialmente da parte di Obama, se vogliamo, e quant'altro. È stato fatto, pensiamo, cioè, ai teachers, pensiamo alle donne delle pulizie ispaniche, perché oggi dobbiamo parlare di che cos'è il mondo del lavoro segmentato e schiacciato in basso. Se andiamo a guardare tutte le serie storiche e tutti i lavori su questo, noi abbiamo che sono gli ispanici e non più i neri. Quindi, come dire, il capitalismo trova sempre, come diceva bene prima Claudia, la parte, diciamo, più bassa su cui scaricare le differenze. No? Quindi da questo punto di vista però è vero che loro, cioè, che ne so, il Fight for 15, quindi la grande battaglia per l'aumento del salario minimo reale negli Stati Uniti, quella è stata ovviamente, siccome, come dire, i lavoratori peggio pagati sono donne di colore, ispanici eccetera, che cosa ha creato? Ha creato un movimento di massa, sindacalizzazione trasversale dal punto di vista, se vogliamo, dell'etnia, della provenienza, dello status proprio civile. È vero però che ci sono delle battaglie che vengono fatte anche soltanto all'interno del movimento delle donne, però ecco, come dire, sono due pezzi. Sono una che guarda le cose molto, diciamo, dal punto di vista della classe, cioè non mi sono mai piaciute le cose estetiche e tutto quello che è, diciamo, l'identity politics, ma perché mi sembra, come dire, un meccanismo liberale di separazione. Se invece noi riusciamo a capire quanto la razzializzazione, quanto la femminizzazione di alcuni lavori e quindi forme di ricatto, forme, no, di sfruttamento, usano determinate caratteristiche. Cioè, in Italia la questione della donna nel mondo del lavoro è sempre stata usata. Se ci ricordiamo il fascismo, una delle prime cose che fa sul mondo del lavoro è escludere le donne dall'occupazione, non si potevano più iscrivere ai centri per l'impiego. Questo che cosa faceva? Faceva abbassare il tasso di disoccupazione, ma non permetteva neanche alle donne di andare a lavorare. Quella è una scelta politica contro le donne, ma quali sono le donne che hanno bisogno di andare a lavorare? Sono sempre le donne che fanno parte di una famiglia o di provenienza o attuale della classe lavoratrice, perché, ripeto, ci sono tante donne che invece si possono permettere di non lavorare. E queste sono tutte discussioni su molti fronti aperti oggi. Cioè, la questione di golf e badanti e la regolarizzazione che abbiamo vissuto nell'ultimo mese, ma comunque si lega benissimo al discorso di che fine ha fatto la sanità pubblica e perché, per esempio, l'assistenza agli anziani è diventato un fatto individuale e privato. E allora là le famiglie che hanno sempre reddite e pensioni più basse scaricano sulla donna immigrata quel pezzo lì. Cioè, quindi, come a dire, sono due cose che, se le separiamo, facciamo il gioco di chi vuole separarle. E ovviamente è più facile agire sull'estetica e sulla rappresentazione che non sui contenuti. Se le sappiamo tenere insieme, secondo me sono rafforzativi, ma come lo sono stati nella storia, di fatto. Cioè, uno dei libri più belli sull'emancipazione della donna è quello di Lenin.
E infatti sono perfettamente d'accordo con te, penso che sia un dibattito che manca all'interno della fourth wave feminism che stiamo vivendo adesso, tra l'altro è un tema che mi sembra proprio il caso di toccare, dato che per una volta siamo in 100% rosa, incredibile, e neanche voluto tra l'altro. E, quindi chiederei nello specifico a Claudia, quali sono da un punto di vista materiale risorse che hanno le donne lavoratrici per tutelarsi, soprattutto considerando che sono state toccate in maniera particolare dallo smart working che si è reso necessario a seguito del coronavirus, perché appunto non soltanto devono diciamo gestire la loro identità di lavoratrici e mamme, ma lo devono fare nello stesso luogo, cioè nella casa. La casa diventa una prigione, insomma. E quali sono le politiche attuate, quali non sono state attuate, che cosa si dovrebbe fare? Vabbè, diciamo che poi la casa diventa anche un luogo che chiaramente, soprattutto per chi insomma ha redditi più bassi, non è adatto a essere anche ufficio, cioè perché poi c'è anche un problema del totalmente materiale del fatto che cioè, chi diciamo vive in ville o comunque in grandi appartamenti dove ha la stanza per l'ufficio, c'è chi dove mangia, deve lavorare e deve in qualche modo poi sviluppare tutta la tua vita, dopo anche la sottoscritta, diciamo questi mesi non sono stati facili pur non avendo figli. Detto questo, la questione che poni è molto interessante. Parto da dal principio, diciamo così, parto da un pochino più indietro rispetto a quella che è la tua domanda. Secondo me, noi, lo diceva, lo accennava comunque prima anche Marta, vorrei un attimo sviluppare questo tema. Viviamo in un mondo dove chiaramente, una società, un paese in cui chiaramente ancora oggi il lavoro è fortemente diviso tra luoghi in cui diciamo, lavorano più gli uomini, luoghi in cui lavorano più le donne. Molto spesso a me capita di fare le riunioni, io dico la verità, ormai qualche anno che faccio questo lavoro, non mi è mai capitato di fare riunioni con lavoratori dove donne e uomini erano insieme. O facevo riunioni magari con operai in cui erano tutti uomini, o facevo riunioni con badanti, non so, donne delle pulizie, eccetera, in cui erano tutte donne. E vi assicuro che anche i meccanismi di organizzazione tra uomini, tra lavoratori uomini e lavoratrici donne, sono di gran lunga differenti, perché mentre un uomo, un lavoratore, normalmente nel momento in cui decide, chiaramente, di aprire, non è facilissimo, però nel momento in cui si decide di aprire una vertenza, fondamentalmente non ha nessun altro pensiero, cioè non che ci pensi sempre, però chiaramente quello diventa un pensiero che nel momento in cui si affronta, quella diventa una battaglia che nel momento in cui si affronta è la priorità, tra virgolette. Per le lavoratrici non è esattamente la stessa cosa, perché nell'ambito della battaglia di lavoro rientra sempre, anche a livello mentale, forse soprattutto a livello mentale, la questione della gestione di tutto il resto, della responsabilità di avere a proprio carico la cura della casa, la cura dei figli, la cura del marito, addirittura, nonostante insomma siano anche grandi, grossi i mariti, che in qualche modo fanno passare sempre in secondo piano le proprie condizioni lavorative. C'è sempre la questione di sacrificarsi per in qualche modo far andare avanti la responsabilità che insomma ci si porta dietro. E questo è un punto, direi, dirimente anche nella gestione delle vertenze delle donne e delle vertenze degli uomini. Continuare a pensare, questo è un po' un errore che secondo me noi spesso facciamo, che i due tipi di vertenze, anche quando si parla semplicemente di lavoro, quindi non di altro, di gestione della famiglia, di conciliazione dei tempi di lavoro, ma il lavoro, è molto differente quando diciamo, si ha a che fare con un gruppo di lavoratrici rispetto a un gruppo di lavoratori. E qui arrivo anche a un punto, diciamo, sulla questione dei salari. I salari in Italia, diciamo, qui abbiamo Marta che ha scritto anche un libro, sono molto bassi in generale, non è che sia. Però io diciamo, invito a confrontare i minimi retributivi dei settori, dei contratti collettivi, dei settori che sono caratterizzati a maggiore presenza femminile, come la pulizia, il lavoro domestico, ad esempio, con quelli dei settori che sono a maggioranza maschile, come quelli classici, operai, metalmeccanici, alimentari, eccetera. Le differenze per i minimi retributivi sono enormi, ma parliamo di più del doppio tra settori maschili e settori femminili. Poi mettiamoci anche tutte le questioni, involontario o volontario,
del, diciamo, precariato in alcuni settori chiaramente più forte rispetto a quelli, diciamo, duri, pesanti, tipici del diritto del lavoro, e la frittata è fatta. Io vi faccio un esempio: proprio ieri stavamo parlando con alcuni sportelli che si stanno occupando della questione dell'emersione del lavoro nero, insomma, il famoso decreto rilancio della Bellanova. Siamo messi un po' a studiare e chiaramente sapete che è possibile, diciamo, aderire a questa emersione, tra virgolette, solamente nei settori dell'agricoltura e del lavoro domestico. Nel lavoro domestico hanno messo il limite che la retribuzione deve essere almeno pari a quella dell'assegno sociale, probabilmente per evitare, non so, che film si sono potuti fare qualche tipo di accordo tra datore di lavoro e lavoratore. Quindi l'assegno sociale, parliamo di 459 euro, quindi praticamente una miseria. Per un lavoratore domestico, quindi praticamente per una lavoratrice domestica, perché poi normalmente voi sapete che sono soprattutto lavoratrici, si parla almeno di un contratto di più di 20 ore. 20 ore per 459 euro al mese. Parliamo praticamente di niente. Questo è un punto che molto spesso ci si dimentica, perché molto spesso si pensa a, diciamo, i diritti delle donne sul lavoro solo come una questione di conciliazione tra vita di cura e vita di lavoro, che sicuramente è presente, perché ancora oggi purtroppo il lavoro di cura è quasi tutto sulle spalle delle donne, nel 90% dei casi è sulle spalle delle donne, però c'è un problema di diritti delle donne sullo stesso lavoro, che riguarda soprattutto la differenza di salari, ma non la differenza di salari perché, diciamo, voglio pagare meno una donna rispetto a quello che voglio pagare un uomo, chiaramente se fa la stessa mansione la donna sarà pagata come un uomo, ma per una questione di concentrazione delle donne nei settori a retribuzioni più basse rispetto agli uomini che sono nei settori a retribuzione più alta. Problema di donne che hanno più part time involontari, che sono più precarie, di uomini che hanno magari più tempi pieni e diciamo hanno contratti, per quanto oggi esistano sempre di meno, più stabili e in qualche modo più garantiti. Fatta questa premessa sulla questione tra donne e uomini, arrivo a quello che dicevi tu. Ora, tendenzialmente lo smart working molte volte anche da molte donne è in qualche modo anche auspicato, proprio per la questione che dicevo prima, perché le donne molto spesso si sentono questa responsabilità di dover gestire la famiglia al contrario degli uomini, quindi probabilmente questa cosa va risolta più che sulle tematiche, diciamo, prettamente del lavoro, sulle tematiche prettamente di cura, cioè di distribuzione del lavoro di cura piuttosto che da lavoro. Per esempio, la questione del congedo di paternità, io sono una grande fan, diciamo così, una grande sostenitrice del fatto che gli uomini debbano avere lo stesso congedo di paternità al pari delle donne, per una questione anche, diciamo, in qualche modo di vita anche loro, degli uomini che in qualche modo gestiscono i loro figli, ma soprattutto per distribuire il lavoro di cura, che in questo modo viene in qualche modo gestito, non dico in maniera paritaria, ma sicuramente con un passo avanti verso la parità, dagli uomini così come dalle donne. Secondo me il punto qui è più da gestire dal punto di vista del lavoro di cura che sulla questione della divisione del lavoro di cura piuttosto che sulla divisione del lavoro non di cura, diciamo, produttivo e non riproduttivo. Posso dire una cosa su questo punto? Perché io sto lavorando esattamente sulle differenze sulle differenze di genere, cioè differenze salariali nelle occupazioni, e quindi occupazione per settore che sono più femminilizzate, quelle che sono invece a dominanza di concentrazione maschile e quelle miste. E il nesso non è neanche così scontato. Che va a dire? La parità di genere, cioè gli uomini in un settore che è più femminilizzato, quindi dove la concentrazione delle donne è più alto, almeno secondo i primi dati che stiamo esplorando a livello europeo, hanno comunque salari più alti. Nella divisione verticale del lavoro, l'uomo è un operaio specializzato, la donna continua a essere un operaio specializzato. Ora, è vero che questa differenza, però, giustamente, come diceva Claudia, come dire, è maggiore, più maschilizzato è il settore, eccetera, che però, per esempio, lì tantissimi degli studi ci dicono che è una questione di classe, perché se te vieni da una famiglia di operai, rimarrai, diciamo, nei blue collar, no? Quindi negli operai, diciamo, medio-bassi, che qualcuno anche là, quello che è medio-basso, insomma, tutto da vedere, nella parte inferiore. Se puta caso tua madre invece era un'impiegata, una funzionaria pubblica, quindi non parliamo di insegnanti, no? Parliamo comunque, diciamo, di una
diciamo, di ceto impiegatizio, la probabilità di entrare comunque nei livelli alti anche soltanto tra gli operai aumenta. Quindi torniamo un po' al discorso, cioè insomma, a collegare tutta la domanda, no? Sulla questione della segmentazione di genere o meno. Poi una cosa che a me viene da dire su questa questione, guardate, che anche tra le donne cominciano a farci dividere. Cioè, pensate a questa cosa del telework e dello smart working. Allora, se hai figli ti diamo la possibilità di congedo per quanto te lo paghiamo al 50%. Se non hai figli, scoppi. Io non ho figli, ho lavorato il triplo e non ho nessuna via di fuga. Posso essere rimasta da sola a casa 3 mesi senza vedere un'altra persona. Posso essere impazzita, non gliene frega nessuno. Quindi che cosa succede? Io con la mia collega che invece ha 2 figli e ha il diritto al congedo, cominciamo a entrare in conflitto. Cioè, quindi le segmentazioni che operano sono enormi. No, l'audio. Vediamo. Sentite? Ora sì. Ok. No, dicevo che un altro punto è proprio quello dell'ingresso. Cioè, io finita l'università mi presento con un mio compagno di corso che ha le mie stesse competenze, un datore di lavoro mi guarda e pensa che io per un tot di mesi non sarò produttiva, non produrrò niente per in caso dovessi avere dei figli. Quindi diventa una scelta alla fine, quella di nuovo ancora nel 2020 siamo a dover decidere se essere fare carriera o se stare a casa e comunque a rinunciare a delle possibilità che gli uomini non devono decidere. Infatti è importante il discorso che facevi prima sul congedo parentale obbligatorio per gli uomini, che tra l'altro in Europa, in Italia c'è e credo anche in Belgio e in pochi altri luoghi, ma in Italia abbiamo pochissimi giorni di congedo parentale per gli uomini, e anche questo è un punto. Non si è mai parlato di allungare il congedo parentale maschile, neanche negli ultimi tempi, dove si è risollevato il dibattito del lavoro femminile, e non siamo nemmeno adeguati agli standard europei, che comunque non sono sicuramente particolarmente brillanti. Bene, passerei a un altro argomento sempre di attualità, cioè l'intervista che è uscita sul Corriere il 4 di maggio, di Bonomi, il presidente di Confindustria, al Corriere della Sera. E Bonomi ha definito la risposta del governo alla crisi da coronavirus come una distribuzione di denaro a pioggia che non stimola gli investimenti, ma è semplicemente una sorta di contentino elettorale che mira a mettere d'accordo le parti sociali, ma con una visione di breve respiro, perché poi questi soldi finiranno e la pace sociale sarà a rischio. E Marta Fana, riferendosi a questo articolo, lo ha chiamato un insulto ai lavoratori, anche perché, come hai scritto nel tuo libro, la compressione salariale e tutti i sacrifici che sono stati richiesti dai lavoratori a partire dagli anni 90, in realtà abbiamo visto che non si sono tradotti in un aumento della produttività, ma si sono tradotti in un aumento dei profitti, quindi senza un benessere per la collettività, ma un benessere sempre per i soliti. E quindi le domande che farei riguardo a ciò è: come è possibile che nonostante i dati e alla prova dei fatti questa teoria di i lavoratori devono sacrificarsi per il bene comune continua a essere alla base della retorica dominante, nonostante non sia suffragata da delle prove? E la seconda domanda che vorrei fare a questo proposito è come possiamo rispondere a Bonomi quando dice che questi soldi a pioggia non garantiranno una ripresa, ma più che altro, ma non c'è un po' un rischio di un paradosso del risparmio, cioè che questi soldi che entreranno a disposizione delle famiglie non si tradurranno in un aumento dei consumi, quindi della domanda aggregata, ma finiscano sotto il materasso? C'è una domanda a me? Chi vuole iniziare? Vai Claudia, che prima ho iniziato io. Allora, ma io diciamo come risponderei a Bonomi, forse non lo posso dire in pubblico. Diciamo allora,
la questione è questa qui, per me, perlomeno. Confindustria chiaramente si è riorganizzata, cioè non che prima fosse diciamo non nemica di classe, però no, almeno da un punto di vista cercava un po' di mantenere una plomb, diciamo così. Mi sembra evidente che con le elezioni di Bonomi hanno un po' deciso di tornare a un discorso pubblico di tipo praticamente ottocentesco, praticamente, in cui ci sono loro e non esiste nient'altro per loro. Chiaramente sono aiutati da un tipo di discorso pubblico che è quello del siamo tutti sulla stessa barca, che è un discorso pubblico che chiaramente negli anni ha in qualche modo entrato nel senso comune. Cioè di dire, tra l'altro ieri proprio a Bologna, c'è una roba per me orribile, una manifestazione di alcuni lavoratori contro i Scobas, proprio su questo motivo qui, cioè contro gli scioperi fatti da questi lavoratori, perché diciamo, gli scioperi in qualche modo porterebbero alla chiusura di queste aziende. Personalmente è questo un po' il punto che secondo me manca del tutto, cioè la espressione, la manifestazione di quello che sono lo scontro tra interessi differenti, cioè lo scontro tra gli interessi padronali e lo scontro degli interessi dei lavoratori, che non sono quasi mai, io direi mai, in qualche modo convergenti, ma sono sempre divergenti. Diciamo, le occasioni per dimostrare ciò non mancano, e in questo, questa situazione del coronavirus, prima di fase 1, fase 2, fase 3, no, purtroppo penso che il peggio deve ancora arrivare, per quello che mi riguarda e per quello che riguarda anche la macelleria sociale che ci sarà probabilmente da settembre, anche per quello che riguarda licenziamenti, trasferimenti, eccetera, eccetera, eccetera. E si è dimostrato esattamente questo. E io vorrei fare un esempio che è quello sulla cassa integrazione. Cassa integrazione normalmente è sempre anticipata dal datore di lavoro. No, salvo casi eccezionali, il datore di lavoro anticipa e poi riceve i soldi indietro dall'INPS. In questo modo il rischio di carenza di liquidità dalla legge normalmente viene accollato al datore di lavoro, che chiaramente sarà lui a dover aspettare. In questi mesi si è deciso di fare esattamente il contrario, cioè di accollare il rischio di una mancanza di liquidità sui lavoratori che hanno dovuto aspettare la liquidazione direttamente dall'INPS, infatti hanno aspettato dei mesi, forse adesso insomma si sta per concludere tutta la situazione, pur di non accollarlo alle imprese e ai datori di lavoro. Quindi quando Bonomi dice che i soldi a pioggia non servono, che i soldi sarebbero dovuti dare solamente alle imprese, la risposta che mi viene data innanzitutto è che sono stati dati praticamente solo alle imprese. Quello che è stato dato ai lavoratori e alle lavoratrici è stato di fatto solamente una, diciamo, mancia per evitare che ci fossero gli assalti ai forni, perché se no di questo stiamo parlando, e che comunque quei soldi dati alle imprese, per lo più, almeno la storia ci insegna fino ad oggi, sono soldi che sono stati usati per, prima di tutto, ingrassare i dirigenti di queste imprese, gli azionisti di queste imprese, B, per delocalizzare, C, per pagare professionisti che aiutassero a licenziare, a portare a casa la gente, e mai sono stati utilizzati per un ritorno effettivo sull'impresa, intesa come impresa dei lavoratori, o sul territorio in cui questa impresa andava in qualche modo a operare. La cosa che mi avvio e concludo, insomma, sul punto è questa qui, che Confindustria attraverso Bonomi ha alzato il tiro, e mi sembra evidente anche da questa ultima dichiarazione. Non mi sembra che sia accaduta la stessa cosa, invece dovrebbe accadere la stessa cosa dal punto di vista sindacale o comunque di rappresentanza dei lavoratori. Noi abbiamo oggi una Confindustria molto violenta, che vuole arrivare dritta al punto, e dall'altra parte abbiamo dei sindacati piuttosto timidi, in cui fondamentalmente ancora si cerca di portare avanti un discorso di concertazione, in qualche modo, di accordo, di strappare la minima conquista. Questo purtroppo, diciamo, in questa fase penso sia ormai un modo di far sindacato, che purtroppo non è che ne faccio una colpa a nessuno, però che purtroppo dobbiamo capire essere oggi totalmente superato. Sì, cercherò di dire anch'io qualcosa su questi ultimi punti di Claudia, nel senso, cioè, è puro realismo, no? Tante volte quando diciamo cose del genere, come a dire, cioè qua ci manca un'organizzazione, chiamiamola partito, chiamiamola sindacato, ma che vada all'attacco. Cioè, è 40 anni che stiamo in difesa, il catenaccio non funziona in politica.
cioè, diciamocelo nel modo più chiaro possibile, e lo vediamo, ci hanno tolto tutto, questi oggi ci vogliono togliere pure le ferie, cioè, non so come dire, però è questo, e perché però secondo me su questo, ecco, vado all'inizio della domanda, manca proprio una risposta, perché non si ha più minimamente né, come dire, una capacità di analisi teorica seria, né dall'altro lato una visione di a che cosa ci serve guardare il futuro, cioè come lo pensiamo questo futuro, perché se continuiamo a dire che basta fare investimenti per migliorare le condizioni dei lavoratori, torniamo esattamente agli anni 50, che è il contesto storico, economico e politico in cui ci vuole riportare Bonomi, cioè soldi, ripartiranno i cantieri, ripartirà la produzione, scarsi salari, pochi diritti, flessibilità su tutti i punti di margine, la durata dei contratti, i regimi orari, le differenziazioni per qualifica, perché non ci scordiamo neanche, no, la dequalificazione sui vari strumenti, assenza totale di democrazia economica, e quindi questo è un punto perché comunque va realmente, no, a incidere su quelli che sono i rapporti di forze interni ai luoghi di lavoro e poi nella società. Ora però la domanda, perché ho fatto questa introduzione, la domanda dice, ma come, nonostante i fatti, queste teorie vanno avanti? Si chiama egemonia. E il fatto di non avere un punto di vista che sia solido e strutturato per fare opposizione significa che non ci giochiamo proprio il campo del senso comune. Cioè, quando io e Simone abbiamo scritto questo libro sui salari, che ovviamente nella contingenza era quando partì il dibattito sul salario minimo legale in Italia, eravamo abbastanza frastornati dal fatto che noi abbiamo letto tanta bibliografia dagli anni 50 in poi, negli ultimi 20 anni non c'era più un testo serio di economia italiana che affrontasse la questione salariale. Quando entravamo in tutti i dibattiti, i rapporti, i verbali, insomma, delle oratorie politico-sindacali, il tema dei salari assente. Come dire, ma e questo ovviamente ha, no, un cenno e un momento storico. Fine anni 70, come si governa la crisi? La crisi si governa, secondo le parole di Lama, rendendo il salario una variabile dipendente. Dipendente da cosa in un rapporto di forza binario? Ovviamente da esigenze di mercato, che poi significa profitti. Ora, dall'altro lato, che cosa fa però? Ogni qualsiasi ideologia ha bisogno di una gran cassa mediatica. Noi ci svegliamo tutte le mattine con un incerto. Fino a 10 anni fa gli imprenditori pagavano le pagine dei giornali per farsi pubblicità, adesso non basta più, cioè non c'è più bisogno, cioè hanno 10 interviste al giorno. Ora, il caso di quello che è diventato Repubblica, anche là ci dovrebbe un po' spaventare, cioè Bonomi ha fatto 10 interviste nel primo mese di mandato, tutte di un'aggressività e una violenza che fanno paura in un certo senso. Perché significa che loro non, cioè loro non sono ormai fuori dalla concertazione, cioè mediamo tra una ricomposizione, una ripresa, loro sono per il conflitto. Che voglio dire, per una che è conflittuale dice, ma finalmente, no? Cioè, almeno adesso ce lo diciamo in faccia. Dall'altro lato questa reazione non c'è, cioè, lo dico quasi scherzando, però è pure vero. Ora, noi non abbiamo giornali, non abbiamo più momenti di riferimento unitari e soprattutto su, come dire, da un lato sì, possiamo fare anche la critica al sindacato, e io ne faccio critiche perché secondo me il sindacato ci deve essere molto più forte, molto più pervasivo di adesso. Dall'altro lato è pure vero che non siamo più in grado di organizzarci. Quando dico il sindacato ci serve, ma ricordiamoci che il sindacato sono i lavoratori, e i lavoratori hanno delle rivendicazioni, ma se sui lavoratori noi non abbiamo davvero nessun appiglio politico, cioè perché i lavoratori dovrebbero venire con noi se noi non gli diamo un qualcosa per cui lottare? Questo è un punto politico di rimente, di organizzazione. Cioè, o parliamo della presa del Palazzo d'Inverno e non abbiamo né le armi né le masse, o se no diciamo cose che non toccano la quotidianità, la carne viva della maggioranza di questa società. Perché poi, cioè, per 30 anni ci hanno detto che la classe operaia era morta, se andiamo a guardare tutti i dati c'è molta più gente che la mattina si sveglia e non ha nient'altro di cui campare se non quel poco di salario che gli viene riconosciuto. Quindi stiamo attenti anche qui a come noi siamo in grado di smascherarle le retoriche, le narrazioni che ci vengono in qualche modo imposte. Quindi si risponde sicuramente con una grande organizzazione, anche piccole organizzazioni che però si mettono insieme attorno a dei punti, che sicuramente la frammentazione italiana non aiuta dal punto di vista politico, però ci vogliono anche dei forti. E se questa struttura politica o comunque di rappresentanza di cui parli esistesse, c'è di nuovo Claudio, perfetto. Se questa struttura di cui parli esistesse, quale sarebbe la sua ricetta per la ripartenza, quindi mettere insieme la necessità di una crescita economica con un livello salariale accettabile?
Ma qui proprio per me. Sì, non so. Marta. Ripartendo proprio dalla domanda di prima, cioè dal punto di vista sia teorico che empirico, noi sappiamo che bassi salari non producono maggiore crescita. Il nesso deve essere proprio capovolto. Maggiori salari creano molta più produttività e quindi più crescita economica, e quindi anche una crescita economica che sia più equamente distribuita. Perché ovviamente se fai la crescita come l'hai fatta nel triennio 2014-2017 e va tutta all'1% più ricco, quella cosa lì non ci interessa. Quindi questo è pure un punto di come noi pensiamo la crescita, a cosa ci serve. Detto questo, quindi, se dobbiamo rimettere proprio, che poi sono appunto evidenze teoriche ed empiriche dimostrate, però è vero pure che, cioè, come dire, anche la qualità degli economisti che si vedono girare per i salotti è abbastanza scarsa, di queste cose non ne sanno, cioè nel senso, o quando le sanno ovviamente devono far finta che non sia vero, cioè controbattono, non entrano mai nel merito. Però questo è un punto, cioè uno, migliorare i salari, ma di tutti, di gran lunga, non so come dire, in Italia ci vuole proprio uno scatto salariale, cioè un aumento di oltre il 10%, anche del 20% per quelli che sono più bassi, che è l'unico modo per provocare le aziende a dire fate gli investimenti, perché a quel punto devi creare produttività non schiacciando il costo del lavoro, ma aumentando e migliorando i processi produttivi, ma anche i prodotti venduti, che significa riposizionare l'Italia, non dico sui grandi settori strategici, ma quantomeno, visto che siamo in competizione, perché non facciamo finta di avere partner a destra e a manca, se non in competizione, con diverse forme di struttura di mercato migliori. L'altra cosa sicuramente da fare, parlo sempre del mondo del lavoro, no? Diciamo, senza andare su tutte le varie ricette che servirebbero, è per esempio un grande piano di occupazione pubblica, che non significa nei piani del lavoro, cioè come no, obbligatorio, io sono contro il lavoro forzato, non so come dire. Però è vero che in Italia ci mancano 2 milioni di dipendenti pubblici, che sono gli ingegneri, sono i medici, sono gli infermieri, sono gli insegnanti, sono gli avvocati di Stato, ci mancano tutti gli ingegneri informatici che si prendano cura dei server e della struttura informatica di questo paese, che oggi è privatizzata. Quando noi ce la prendiamo con l'INPS perché crolla il server, non è l'INPS, è il fatto che lo Stato ha deciso di privatizzare le linee. Queste sono tutte riforme di struttura di questo paese e che aiuterebbero anche nella grande retorica dei 30 anni a moderniamo e rendiamo efficiente la pubblica amministrazione a farlo veramente. Questi sono i piani, che poi significa sostanzialmente creare molto valore aggiunto, perché poi la manutenzione, i privati in gestione ne fanno pochissime, cioè vediamo da autostrade alle reti infrastrutturali, se vogliamo, intangibili, significa domanda di consumi da parte delle persone, perché a quel punto se dici reinternalizziamo tutti i servizi che sono stati esternalizzati alla pubblica amministrazione e lo facciamo dentro un piano in cui i salari non possono essere quello del multiservizi che è sotto i 6 euro lordi l'ora, ma lo facciamo almeno a 10 euro, cioè ti si stravolge tutta la composizione. L'altra cosa che ci vengono a dire, cerco di essere molto rapida su questo, è se aumentiamo i salari si crea occupazione. Anche questo, non c'è una evidenza teorica e empirica che non sia stata smentita a supporto della tesi che maggiori salari creano più disoccupazione. Tutte le volte ci vengono a dire questo, noi dobbiamo rispondere, questo è falso, o lei porta, cioè davvero, i 10 paper accademici e le evidenze nei vari paesi in cui questo si è realizzato, oppure no. Anzi, al contrario, la cosa che ci dicono tutti questi studi, ma che poi sono, cioè, li troviamo ormai pure nell'OCSE, voglio dire, in tutte, diciamo, le grandi istituzioni del Washington Consensus, è che quello che va a chiudere sono le imprese inefficienti che provano a rimanere a galla o con i fondi, appunto, l'assistenzialismo fatto dallo Stato o con salari da fame. Ma noi vogliamo che chiudano queste aziende, perché al loro posto arriveranno aziende migliori. E quindi direi di passare all'ultimo punto, che è collegato a quello che stavamo dicendo, cioè il piano Colao, redatto dal comitato di esperti e voluto dal governo, e vorrei parlare proprio, cioè insomma ci sono appunto questi 6 punti di cui dovrebbe occuparsi, e noi ci dovremmo concentrare adesso proprio su quello che si dice sul lavoro. E allora, diciamo che mi vorrei concentrare su un punto in particolare, che è quello di cui tra l'altro parlava prima Claudia, che è l'emersione del lavoro nero. Nel piano Colao ci sono 4 righe sull'argomento e si legge che diciamo, le strategie di Colao sarebbero sanatorie e riduzione del cuneo fiscale. Marta ha parlato
del appunto di che cosa implica una riduzione del cuneo fiscale nel suo libro, e quindi vorrei che ci spiegasse un po' che cosa significa nel concreto per le imprese, che cosa per i lavoratori. E invece chiederei a Claudia diciamo, che cosa implica questo continuo richiamo alla flessibilità del lavoro e l'utilizzo dei voucher. Cioè, davvero i voucher sono l'unica arma che abbiamo contro il lavoro nero? Quindi, diciamo, sul piano Colao, penso questo sia condiviso da tutti noi e insomma anche da chi ha organizzato, però secondo me va sempre detto, e non ci dobbiamo stancare mai di dirlo, la vergognosità, non saprei come altro definirla, del fatto che un tot di tecnici non eletti da nessuno, non conosciuti da nessuno, non avendo nessun tipo di contatto con quello che è poi il popolo italiano, lavoratori e lavoratrici italiane, non siano stati messi lì a scrivere un piano senza nessun indirizzo politico, ma potendo decidere e scegliere qualsiasi cosa essi volessero, come se quelle proposte non fossero delle proposte politiche, ma delle proposte super partes. No, questa è una roba vergognosa, antidemocratica, e che assolutamente, prima anche di criticare nel merito quello che è stato, quello che è il piano Colao, e che mi auguro che finisca nel dimenticatoio molto presto, va, diciamo, secondo me, denunciato, perché è una roba che è inspiegabile, ma assolutamente deprecabile. Detto questo, il punto sulle questioni del lavoro, parto da lì, che però poi è, diciamo, lo stesso concetto dei condoni fiscali, fondamentalmente è questo. Cioè, io do degli sconti, do delle facilitazioni a chi si autodenuncia, a chi ha fatto una violazione e si autodenuncia, di modo che riesco a far emergere quel tipo di violazione, che poi è un po' il concetto anche del voucher. Io ti do lo sconto fiscale, ti do lo sconto contributivo e tu mi eviti la violazione. Stesso concetto dei condoni fiscali, ma se comunque grave, no, per un condono fiscale, ancora più grave è quando abbiamo a che fare con il lavoro, che è la materia in cui si ha a che fare con delle persone. Il lavoro, diciamo, negli anni passati, nei decenni passati, veniva detto spessissimo, a proposito di bibliografia che citava Marta, come l'elemento in cui si ha a che fare con i diritti delle persone, e oggi invece è diventato peggio di ogni tipo di situazioni, di ogni altro tipo di mercato. Mi sentite? Sì, sì. No, ok, no, perché il computer mi dà delle strane, ok, perfetto. E, diciamo, questo è il primo punto. Diciamo, a prescindere da questo tipo di sanatoria, un elemento, uno strumento del tutto deprecato. Però uno potrebbe dire, ok, magari da un punto di vista, diciamo, etico non è proprio del tutto ok, però magari funziona. Per quella che può essere la mia esperienza, questo tipo di emersione sul lavoro nero, questi tipi di strumenti per combattere il lavoro nero, non solo non combattono il lavoro nero, ma creano ulteriore lavoro nero. E per far questo, diciamo, spendo un attimo due parole su quelle che sono le sanzioni oggi del lavoro nero. Se un lavoratore, diciamo, viene impiegato in nero e viene scoperto, o denuncia, oppure c'è un controllo e viene scoperto, di certo il datore di lavoro non passa delle belle giornate, perché A, deve pagare tutte le differenze retributive come se non avesse mai pagato niente, neanche in nero, perché chiaramente non può dimostrare il nero che ha pagato, deve pagare tutta la contribuzione, tutte le differenze fiscali e la maxi sanzione dell'INPS. Poi, se ne ha fatti parecchi di lavoratori neri, ci sono anche delle conseguenze di tipo penale. Okay? Quindi, diciamo, una cosa molto gravosa per un datore di lavoro che impiega un lavoratore nero. E infatti, i datori di lavoro, in realtà, salvo che hanno delle connessioni, sono molto spaventati dai controlli e dalle denunce per lavoro nero, perché chiaramente la sanzione è molto pesante. Il senso del voucher, o di quello che è dell'emissione del piano Colao, non è il fatto di far manifestare i lavoratori che sono in nero,
ma è semplicemente quello di creare uno scudo per chi in qualche modo impiega questi lavoratori in nero, che con una, diciamo, strumento facilissimo, i voucher addirittura un tempo si potevano comprare in tabaccheria, oggi non più, però proprio bastava andare in tabaccheria e comprarlo, riescono ad evitarsi tutti i tipi di conseguenze, sia penali che diciamo contributive, che amministrative, che chiaramente retributive. Questo perché comprando il voucher e magari lo facendo risultare che c'è un lavoro di 2-3 ore al giorno, il resto delle ore che poi magari sono fatte in nero sono da dimostrare, perché comunque una copertura legale di questo tipo esiste e si riesce a coprire su tutto. Quindi oggi un datore di lavoro è difficile che ti impieghi in nero, salvo appunto magari nelle campagne più sperdute, ti impieghi in nero e ti lasci in nero per sempre. Molto più facile che utilizzi uno di questi strumenti, che sono esattamente una scusa per i datori di lavoro per poter fare come vogliono, di modo che in presenza di controlli, in presenza di denunce, ci sia qualche schermo che ti possa giustificare e ti possa coprire, e il resto delle ore, il resto del rapporto, lo faccia poi in nero, in grigio, insomma, non in maniera del tutto legale. Questa, secondo me, noi dovremmo dirlo sempre, sono le vere funzioni di questi tipi di strumenti, di queste emersioni, di questi voucher, di questi tipi di contratti, che non hanno nessuna valenza per il lavoratore e hanno solo una valenza di copertura per il datore di lavoro, per salvarsi da tutte le conseguenze dell'azione illecita. Marta? Sì, quindi la questione del cuneo fiscale. Anche su questo, in tutta l'operazione dei voucher fino al 2017 non c'è nessuna evidenza, anzi il rapporto dell'INPS dimostra che con i voucher il lavoro nero aumenta, non diminuisce. Quindi c'è, cioè, quello che diceva Claudia, sta nei fatti, sta nei dati. Cioè, come dire, davvero, poi pensare ai voucher, che sono appunto uno strumento di non contratto di lavoro, che non dà nessuna garanzia, nessuna assistenza sanitaria in un periodo di pandemia, cioè è una roba quasi surreale se ci pensate, ma appunto, cioè, nel senso, poi no, la violenza anche nella fantasia, secondo me, di come fanno riemergere degli strumenti, bisogna essere qui anche attenti, no? Se sfugge di mano. Ma allora, la questione del cuneo fiscale, allora, questo, di fatto, il cuneo fiscale invece è un tema che si è sempre dibattuto, soprattutto, no, da metà anni 90 adesso. La questione del lavoro è sempre stata: il costo del lavoro è troppo alto, bisogna ridurre le tasse per rimettere in tasca ai cittadini salari più elevati e far pagare di meno le imprese. Allora, a parte che anche l'altro ieri finalmente il Sole 24 Ore si è accorto che c'è una tabella sul sito dell'Eurostat, ma anche dell'Ocse, che dice chiaramente, come noi riportiamo nel libro per tutto un capitolo, che non è vero che il costo del lavoro in Italia è più alto di altri paesi europei. Anzi, se andiamo a guardare i paesi europei tipo la Francia, il Belgio, la Germania, il costo del lavoro in Italia è più basso, però a essere molto molto più bassi sono proprio i salari lordi. Lo ribadiamo, lo diciamo. Ora, il cuneo fiscale però che fa? Il cuneo fiscale è uno strumento che è una partita di giro. Significa sostanzialmente ridurre le tasse sul lavoro a una fascia determinata di lavoratori, che ovviamente non saranno mai i lavoratori più poveri, che spesso sono sotto la soglia di povertà e non riescono neanche a pagarle le tasse. Quindi comunque è uno strumento di normalizzazione, se vogliamo, no? Una classe media così tanto chiamata, implorata, idolatrata, in declino, allora si dice no, per la classe media facciamo qualcosa. Ora, appunto, soltanto un pezzo, non a caso si va da sopra la no tax area e poi quest'anno, diciamo, rispetto a quello che era stato il bonus 80 euro di Renzi, hanno anzi aumentato la soglia, cioè gente che ha un reddito lordo superiore alle 36.000 euro comunque prende qualcosa. Questa è una redistribuzione dal basso verso l'alto, se ci pensate, perché sostanzialmente la defiscalizzazione chi la paga? La paga lo Stato che dà sempre meno ai lavoratori più poveri, perché già hanno meno diritto in quanto sono più precari, hanno salari più bassi, comunque tutte le varie condizioni di cui sappiamo, e quei soldi possono essere comunque riconosciuti in basso. Pensiamo soltanto alla gestione separata INPS, versiamo il 34%, che è aumentata l'aliquota col governo Renzi da 27 a 34, e di fatto metà degli iscritti alla gestione separata, che sono i collaboratori vari, insomma precari con i vari contratti, non hanno niente, quasi a stento la discol soltanto in alcuni casi, non hanno malattie perché sono contratti di collaborazione, c'è tutta una serie di diritti sociali che dovrebbero essere, cioè,
per cui i lavoratori stanno versando, cioè stiamo anche attenti a questa cosa, che spesso pare che i lavoratori non versino. Noi abbiamo il monte gettito delle tasse pagato in maggioranza ai lavoratori, allora col cuneo fiscale invece cosa si dice? Prendiamo questi soldi e li spostiamo per fare stare meglio, se vogliamo, le fasce comunque mediamente abbienti. Ora, questo dal punto di vista dei lavoratori è l'ennesimo modo e meccanismo per frantumare i lavoratori, per dire a un impiegato quadro: per te facciamo qualcosa, per i lavoratori che stanno più in basso no. Quindi comunque si crea una frattura politica, una frattura di identità e di riconoscimento, si crea una frattura economica, perché se noi non risolleviamo il basso, la classe media ovviamente sarà sempre più schiacciata, perché poi il ricatto è quello, e l'abbiamo visto da sia alla fine, diciamo, nel metà degli anni 90, ma ancora di più nella crisi del 2008, che cosa hanno scelto di fare? Togli, no, i diritti ai tempo indeterminato per renderli, come dire, stabilmente precari quasi quanto quelli che stavano un gradino più in basso. Quindi, come dire, dal punto di vista del meccanismo è sempre schiacciarsi in basso. L'altra cosa però che fa il cuneo fiscale rispetto ai datori di lavoro è una cosa molto semplice: il datore di lavoro, come dire, è un agente razionale, non è un pazzo, quindi lui sa quanto deve versare di netto, e quando ti va a proporre un contratto di lavoro, sapendo che tu comunque avrai uno sgravio fiscale sul cuneo, dirà: vabbè, dividiamocelo. Cioè il risparmio che dovrebbe essere dato tutto al lavoratore, quando io vado a contrattare con quel lavoratore, gli offrirò di dividerci il risparmio fiscale dato allo Stato. E guarda, queste cose non è che succedono per finta nella teoria, è proprio la negoziazione, che basta inquadrarti a uno o due livelli più in basso e sostanzialmente il datore di lavoro risparmia un pezzo, diciamo, di salario mensile, e comunque il lavoratore sta sempre un po' meglio, perché a parità rientra sempre nel cuneo fiscale. Questa cosa però è appunto una forma di redistribuzione di cui godono o i lavoratori che comunque stanno mezzi mezzi, o i datori di lavoro, sicuramente non chi invece ha bisogno che aumentino i salari, che aumenti il welfare, che aumenti la spesa pubblica. Quindi, diciamo, da questo punto di vista, io quest'anno, ma anche con Simone, cioè approvarono, no, anche un grande entusiasmo da parte dei sindacati, abbiamo fatto tanto per 10 milioni di lavoratori, e noi diciamo, vabbè, ma gli altri 12 milioni? Perché poi il problema è che nella retorica è: intanto abbiamo fatto tanto per questi lavoratori che comunque già hanno un lavoro, hanno un salario decente, probabilmente hanno anche già una casa, eccetera, domani faremo per voi. Allora, è quella che era la domanda iniziale, ma come reagiamo? Se noi continuiamo a dire a questi poveri cristi, che poi ci siamo tutti noi, i nostri vicini di casa e amici, a noi ci penseranno domani, ma non ci può essere nessuna credibilità politica. Cioè questo è un punto politico, secondo me, sul cuneo, al di là, diciamo, del tecnicismo e delle negoziazioni poi abbastanza, diciamo, contabili. Ci chiedono dai commenti di spiegare qualcosa riguardo il welfare aziendale. Vabbè, il welfare aziendale, anche là, è, come dire, da un lato è la forma di individualizzazione totale del welfare, no? Cioè tu, appunto, piuttosto che dire che il welfare come diritti sociali sono dei diritti universali e pubblici, metti, e quindi garantiti allo Stato per tutto, comincio a dire il welfare, no, lo garantisce il datore di lavoro secondo il proprio arbitrio. Lì è solo dove ci sono i patti sul welfare aziendale, lì solo dove c'è qualche sindacato che magari controlla che venga effettivamente corrisposto. Allo stesso tempo il welfare aziendale spesso che cosa fa? È anche defiscalizzato, cioè piuttosto è uno scambio tra salario e diritti, se vogliamo, perché gli aumenti salariali dati in welfare aziendale significa invece di darti i soldi e tu farci quello che vuoi, ti do i bonus per andare alla clinica dentale che comunque è privata, o i bonus benzina, i bonus fitness, o i bonus asilo nido, perché poi sono questi gli strumenti attraverso, cioè, Non parlo dei biglietti delle partite di calcio perché mi sembra un insulto, però guardiamo delle cose che possono essere anche interessanti dal punto di vista di welfare, e queste sono cose che succedono. Sostanzialmente quello è lo scambio, perché sul welfare aziendale non si pagano i contributi, non si pagano le tasse sul costo del lavoro, quindi significa da un lato meno contributi per i lavoratori, due significa che quando lo Stato comincerà a dire: ah, ma non ci bastano i soldi per aumentare il numero di posti letto, di fatto cosa stiamo dicendo? Che stiamo abbassando la spesa per i diritti di tutti, e perché? Perché dobbiamo risparmiare le tasse alle imprese. Cioè il gioco è sempre questo, che però rientra davvero, secondo me, una cosa molto pericolosa, che è individualizzazione del welfare. E tra l'altro l'abbiamo visto in America, che con proprio su questo alla fine si è divisa la classe lavoratrice nel sostegno dell'healthcare for all. Cioè erano gli stessi sindacati di alcuni lavoratori che avevano assicurazioni favorevoli, che non volendo perdere i propri privilegi
Essi stessi, pur facendo parte della classe lavoratrice, se non sbaglio gli impiegati nella ristorazione, si ostacolavano a vicenda, cioè un divide et impera. Un ragionamento molto banale si fa anche già in Italia, pensate agli asili nido aziendali. Ora, a me sta pure bene che ci siano gli asili nido aziendali, ma sempre solo dopo che tutti quelli che non stanno in quell'azienda abbiano il diritto a un asilo nido. Cioè, quindi tu vuoi aggiungere l'asilo nido dove sei tu, ma io comunque garantisco per tutti quell'asilo nido e tu paghi la quota che dovrebbe essere per quei cittadini lì. Perché stiamo attenti, no, alla sostituzione del welfare. A quel punto tu eviti quello che succede anche in Italia, dirà gli asili nido non servono perché io comunque ho l'asilo aziendale, anzi posso andare più vicino, no? Sono più vicino, posso pausa pranzo andare a trovare i bambini e quant'altro. Sono tutte forme, se vogliamo, che dividono, perché poi nella psicologia umana, non è, soprattutto in questa fase, non è che c'è una forte solidarietà, e allora bisogna proprio prevenirli i meccanismi, no, che dividono, e dall'altro lato perché effettivamente, cioè, non possiamo continuare a dire che siamo un paese che non investe, uno, sull'uguaglianza dell'istruzione e dell'educazione ai bambini anche fin dalla prima infanzia. Io su questa cosa non possono continuare a dire gli asili nido fanno schifo, facciamo che li facciamo in modo che non facciano schifo, ma non eliminiamoli, cioè come il tema delle case popolari, le case popolari fanno schifo, allora non le facciamo più, non è vero, cioè, nel senso, quello è pure l'impegno che ci mette lo Stato nel dare diritti e servizi di un certo livello. E però è una privatizzazione che secondo me non ci possiamo permettere proprio in termini, ma anche salariali. Cioè quello è il salario reale, non so come dire. Quando poi si vanno a tagliare tutti gli altri servizi perché lo Stato dice ah no, c'è il vincolo di bilancio e allora non posso neanche fare quel poco di servizi, significa di fatto ridurre i salari reali perché la gente si deve comprare la macchina per andare a lavorare, non ci sono i mezzi pubblici, le cliniche private perché non ci sarà la sanità, gli asili e le rette private e così via. Quindi alla fine, dal punto di vista del benessere sociale, è sicuramente un peggioramento. Aggiungo su questo che ora sulla questione del con il coronavirus si sta avendo anche un'accelerata, ovvero, e questo purtroppo anche qui, come tutto il resto nel welfare aziendale, anche attraverso accordi sindacali, sulla questione del trasporto pubblico. Per esempio, io sono a Bologna, diverse fabbriche nel bolognese hanno attivato dei servizi di trasporto in sostituzione del trasporto pubblico. Questa, la motivazione, diciamo, ufficiale è quella del fatto che così si evita ai lavoratori di prendere il trasporto pubblico, in cui ci può essere più rischio di contatto, quindi chiaramente anche il lavoratore magari è contento che ha a che fare solo con i suoi colleghi nel trasporto. Però anche qui quello che si diceva prima è la stessa questione, cioè andiamo verso una società in cui se tu lavori, che è un po' quella americana poi, se tu lavori nel settore giusto, nell'azienda giusta, hai tutta una serie di servizi, tutti gli altri non hanno niente, quindi è chiaramente un attacco all'universalità ed è purtroppo un attacco che in questo momento ha subito un'accelerazione e sta avvenendo su più fronti. E per concludere, dal momento che il piano Colau abbiamo visto che erano 6 punti cardine, se dovessimo scrivere un piano di 6 punti, Candeloro Fana, che cosa ci metteremmo? 3 a testa? Vado prima io, così perché è più facile. Solo sul lavoro in generale? In generale. In generale, vabbè, sul lavoro, diciamo, ne abbiamo parlato finora, e sicuramente tutta la questione del quello che diceva poi Marta, a cui aggiungerei semplicemente una stretta sui contratti, insomma, quindi una stretta sulla flessibilità dei contratti e un ritorno alla stabilità reale. Perché un tempo si diceva che la stabilità reale, cioè il fatto di poter essere reintegrati nel posto di lavoro se diciamo, si viene licenziati illegittimamente, è il cardine di tutti gli altri diritti. Perché se io so che essendo licenziato posso essere reintegrato, faccio valere tutti gli altri diritti, altrimenti sono spaventato e diventa tutto monetizzato e non posso più farli valere. Detto questo, sul lavoro, che chiaramente diciamo mia passione è, diciamo, il tema nostro, le altre cose che direi sicuramente investimenti pubblici con piani in qualche modo diciamo, che vengano dallo Stato e dal governo di quali settori strategici poter investire e poter assumere direttamente. Diciamo, per me il ritorno alla pianificazione dell'economia, poi sono anche qui un po' diciamo old style, diciamo così, però è fondamentale per poter uscire
da questo tipo di crisi. E visto che sono avvocata, parlo della giustizia, un piano che permetta in qualche modo di riaccedere a tutti alla giustizia, una cosa di cui non si parla mai, però la giustizia è molto costosa ed è molto spesso difficile per le persone, quindi soprattutto per i lavoratori e lavoratrici, riuscire ad accedere alla tutela dei propri diritti. Nel caso del diritto del lavoro, lo dico perché molto spesso non si sa, fino al 2012, quindi neanche troppo tempo fa, la giustizia era praticamente, cioè chiaramente dovevi pagarti magari il tuo avvocato, però era praticamente gratuita, perché un lavoratore non poteva essere condannato alle spese legali, non doveva pagare le tasse per accedere alle spese, e ora, oggi invece, tutte queste facilitazioni sono state totalmente eliminate, quindi per un lavoratore o una lavoratrice che vuole accedere alla giustizia, diciamo, è quasi impossibile, diventa molto costoso e molto rischioso, e chiaramente questo ha comportato il fatto che i tribunali del lavoro praticamente si svuotassero, e che oggi è molto più complicato poter accedere alla tutela dei propri diritti. Sì, aggiungo, ovviamente, piano del lavoro, salari e fortissima rigidità sui contratti, diciamo, sul lavoro, ma anche appunto da Cesare, io sono abbastanza d'accordo con diciamo, questa grande riforma, controriforma del lavoro di cui parlava Claudia. Beh, un'altra cosa che ci serve sicuramente è una grande riforma fiscale, una riforma fiscale forte su tutti i cespiti. Noi la flat tax ce l'abbiamo sui profitti d'impresa perché l'IRAP è flat, come dire, stiamo pure attenti, quindi là al contrario abbiamo bisogno di molta, molta più progressività fiscale in alto, perché non esiste, cioè pagano allo stesso modo il 43% persone che hanno 80.000 euro e quelle che ne hanno 500.000, mi sembra un grande fattore di ingiustizia anche già soltanto sulla famigerata classe media. E poi, non so, io appunto sulla questione dell'intervento dell'economia, questo davvero lancio un'altra questione che dirimente in tutta la discussione che abbiamo fatto e anche, diciamo, come dire, l'ospitalità da parte di critica economica. Non c'è nessuna supremazia dimostrata del decentramento e quindi, diciamo, del mercato nel raggiungere l'efficienza allocativa in economia. Questo ne abbiamo parlato, abbiamo fatto un seminario pochi giorni fa e quant'altro. Poi è diverso parlare di... facciamo una pianificazione... Ok, quindi se siamo nel market socialism per dire o nel puro comunismo, però sicuramente che lo Stato, anche a regime di proprietà privata, possa essere in grado di migliorare le condizioni di efficienza e quindi di crescita rispetto al mercato è dimostrato. Ok? Quindi la prossima volta ci dicono lo Stato non lo può fare perché gli incentivi, il mercato, falso. Di nuovo, c'è queste cose che dobbiamo dire, perché sennò loro pensano di avere, come dire, una superiorità teorica. Però appunto, dopo la riforma fiscale, io su una cosa sono, appunto, io non guido per scelta, noi dobbiamo avere un grandissimo piano di investimenti infrastrutturale per la mobilità di questo paese. Più del 60% della popolazione non vive nelle grandi città e anzi vive in piccoli comuni. Noi dobbiamo garantire il diritto alla mobilità, oltre a quello ovviamente che rientra nel piano del lavoro, che significa sanità, case, istruzioni, per arrivare sostanzialmente al grande piano di riconversione e quindi la pubblico, perché servono gli investimenti pubblici del trasporto pubblico locale, e renderlo gratuito. Stop. Cioè, una cosa che davvero la rimetti, come dire, in moto costruzioni, ingegneristica, lavoro, e permetti alla gente effettivamente non spostarsi e riduci di gran lunga i livelli di inquinamento, perché permette alla gente di spostarsi su rotaia o su mezzi non inquinanti e non individualizzando sul rapporto sui mezzi di trasporto privati e così via. Vi ringrazio, grazie mille della chiacchierata. Direi che possiamo chiudere, il nostro tempo è finito. Vi saluto e vi auguro un buon pomeriggio. E a presto, spero. Grazie a voi. Grazie. Alla prossima. Ciao. Ciao a tutte.